tutti e rieccoci qui nel quarto episodio della rubrica sul diavolo degli scacchi, l'inglese Mike Bassman. Purtroppo ci ha lasciato 2 anni fa, ma per quanto riguarda i suoi cenni biografici sono stati già descritti negli episodi precedenti. Procediamo quindi con quella che forse questa volta sì, era più famosa della sua carriera. Poi ci divertiremo a vedere anche tutti i suoi esperimenti con aperture minori, giocare H3, A3, G4, ha scritto anche il libro The Killer Grob, visto che lui era veramente un killer sulla scacchiera. Questa volta le cose saranno diverse, ci divertiremo a vedere un'immortale attesa. Quale attesa? Di certo non la nostra, perché partiamo subito. Alla guida dei pezzi bianchi c'è una vecchia conoscenza sul quale ho fatto una rubrica, quindi entrambi personaggi top. Ulf Andersson, la roccia svedese. Let's go, cavallo F3, apertura a reti. Ok, fino a qui è decisamente la sua preferita, quindi stiamo parlando, siamo sicuri che alla guida dei pezzi bianchi sia proprio il caro Ulf. Mike Bassman risponde con B6, non è la mossa più giocata, credo non sia neanche tra le prime 4-5 del database, tuttavia è assolutamente efficace. La filosofia è quella di adottare un impianto di tipo ovest indiano, molto solido. G3 inizia la lotta qui nella grande diagonale chiara, si prosegue con E6 in modo da trovare un'estremazione già per alfiere Camposcuro in E7, come accade proprio nella difesa ovest indiana, ma anche in quel tipo di impianti, di sistemi, più impianti che sistemi, che vuol dire un'altra cosa. Bene, arrocco corto, tutte mosse di routine, poi vedremo tra un po', tra non molto a dire il vero, nel punto cruciale della partita che la rende veramente unica. Dopo la spinta in D5, qua Ulf Andersson, la roccia svedese, ne approfitta per spingere in D4, dove volendo si può anche accettare il pedone, ricordiamo che sarebbe uno pseudo sacrificio perché poi direttamente donna a 4, scacco, attacca il pedone, quindi si recupera tutto senza problemi. L'inglese invece sceglie di continuare con cavallo F6, dove la posizione assomiglia sempre di più a una catalana. Sono quelle aperture molto elastiche, siamo in una rete, poi con C4 può essere catalogata anche come un inglese, magari uno dei miei iscritti, il Duca di Lanza, saprà dirmi la sua sul catalogo delle aperture. Fatto sta che qua Ulf Andersson decide di dare un'impronta più catalana alla partita attraverso la spinta in D4 e potrà anche appoggiare poi il cavallo, quindi il concetto di avamposto se vuole saltare subito in E5. Qua alfiere in E7, un setup solidissimo da parte di Bassman, che alla fine preferiva, a parte qualche partita come quella precedente con sacrifici disumani, preferiva sempre la solidità, ma con i suoi colpi di genio imprevedibili. Qui non parliamo come Tal, non se mica sacrificio, lui era veramente fin dall'apertura. È molto molto eccentrico, ma proprio per questo a noi piace, gli abbiamo riservato un posto d'onore sul canale. Cavallo che salta in E5, un'altra analogia può essere quella che mi viene subito in mente quando il cavallo balza in E5 con una struttura di questo tipo, mi ricorda sempre l'attacco Pillsbury. Abbiamo trattato anche Pillsbury sul canale, soprattutto se si spinge in F4, le frecce a rilento, si potrà anche organizzare un bel attacco contro l'arrocco. Dobbiamo dimostrare noi che non è abbastanza difeso, abbastanza solido, e la presenza del cavallo in E5 favorisce, come ben sappiamo, l'attacco. H6 sceglie in questo caso di scomodare ogni volta che si spinge un pedone davanti al re, si creano degli spifferi, no? Come capì anche Steinitz tanto 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 tempo fa. Alfiere F4 andando a solidificare tutto, e adesso arriva a 6. Qua iniziano subito i misteri, qua Sherlock Holmes inizia a entrare pian piano nella scacchiera. A 6 a che cosa servirà mai? È profilattica per impedire al cavallo di saltare in B5? No, nel senso sì, impedisce, ma non è quello lo scopo. Il problema qual è? Si può subito, ora che la posizione è molto diversa, si può, abbiamo anche arroccato corto, quindi si può poi prendere in C4. Ho sottolineato l'arrocco per dire che non c'è la forchetta e il doppio comunque della donna di prima. D per C4, il problema è che l'alfiere è sospeso, l'unica soluzione può essere giocare torre A7, difenderlo in anticipo, anche se come idea è molto molto particolare. Qua nel frattempo Andersson si accinge a completare lo sviluppo, magari per prendere subito in D5 e andare quindi a pesare, subito a piazzare un bel carico contro il pedone arretrato, quindi una debolezza in questo momento C7, e Bassman deve difendere con torre A7. Ragazzi, funziona, è che l'idea è molto eccentrica, però
Quante volte avete visto la torre andare in A7, H7, H2, A2 per difendere un alfiere in fianchetto? Penso molto raramente, sia nelle nostre partite che in quelle anche dei top player. C per D5, presa in D5, mossa che mi ricorda anche qua un po' l'attacco Pittsburgh in cui si cambia in D5, c'è già un alfiere F4, niente spinta di pedone, dopo donna B3 aumenta subito la pressione e ora, dopo alfiere A8, non è un caso, qui lascia proprio massima libertà l'avversario. E ce ne accorgiamo nelle prossime mosse. Quali sono le mosse del nero? Re H7, qua nel frattempo Anderson decide di indirizzare l'unica iniziativa, la pressione in D5 può essere gestita. C'è l'alfiere che è molto solido, quindi non possiamo neanche provare deviazioni tattiche. L'alfiere continuerà facilmente a difendere il pedone. Idem per gli altri pezzi. Quindi l'unica idea può essere quella di attaccare e con un'espansione a est. Ma quello che non interessa è il piano del nero. Qual è il piano di Bassmann? È un non piano in realtà. Sembra quasi rinunciare all'obbligo di dover muovere per forza. Anche i mediatori, cioè i principianti, i giocatori più scarsi al mondo, sanno che una mossa tocca a me, una al mio avversario, una a me, una al mio avversario. Bassmann sembra quasi voler infrangere tutto questo. Purtroppo si è obbligati in questo caso a muovere la regola, ma altrimenti qui lui rinuncerebbe. E questa in effetti è una doppia efficacia, sia perché dice: ok, vuoi attaccare? Vieni a prendermi. Magari qualcuno si è chiesto, se noi non facciamo niente a scacchi, proviamo a sprecare dei tempi, tutti parlano del guadagno di tempo, che infatti è giusto. Ma cosa succede se in una partita noi proviamo a sprecare dei tempi? Bassmann ci prova, re in G8, qui re H2, re H7, re in G8, naturalmente non è patta perché le mosse del bianco sono diverse, alfiere in G3 e adesso tocca all'alfiere in fianchetto, A8, B7, A8, B7, nel frattempo Anderson prosegue pian piano con la sua iniziativa, quindi sembra quasi poter fare quel bianco 4, 5, infinite mosse di fila. Tutto questo poi avrà un termine, ma è ancora più efficace, come stavo dicendo, perché Anderson è sempre stato un giocatore di difesa. Quindi vai a metterlo, proprio come faceva Lasker, la sua psicologia, l'avversario nelle posizioni che più teme. Se avesse avuto di fronte, non so, Bronstein, di sicuro Bassmann non l'avrebbe lasciato sfogare, perché altrimenti si sarebbe chiusa in 20 mosse. Alfiere in A8, poi non è detto, attenzione sempre a debolezze, la difesa, la solidità, quello che è un concetto di solidità, ma non essere passivo, che sono due cose che sembrano simili, in realtà non lo sono perché una porta al naufragio. Donna D6, finalmente il metronomo qua è finito e di certo almeno non si va in Zeitnot, ecco qui l'immortale attesa di Bassmann. Dopo Donna in D8, la posizione paradossalmente è talmente perfetta qui per il nero, che non possiamo cambiare niente, altrimenti qualcosa andrà a crollare. Tuttavia, Anderson decide di forzarla in maniera corretta, perché che puoi fare? Propone la pata? Ok, meglio di no, per fortuna non è andata così, altrimenti non ci sarebbe nessuno immortale. Allora cerchi subito di raggruppare tutti i pezzi pesanti per iniziativa. Ok, andiamo avanti adesso un po' più spediti. Qui dopo cavallo H7 c'è anche il problema, diventa imminente, della spinta in G5 qua. L'offensiva pedonale fa veramente paura, si minaccia di trovare subito il punto di contatto, alias aggancio, anche la spinta in C6 provoca comunque delle debolezze in questo momento e anche poi a lungo termine cavallo A4, già abbastanza ideata, visibile per il nero dopo torre C1, cercare subito di premere, di agire anche sulla ladidonna in questo momento. Alfiere in C7, qui tutti i pezzi devono andare avanti. Anderson cerca di togliere, estrarre il massimo potenziale da ciascuno. Infatti qui arriva H4 e Bassmann comunque sta facendo delle mosse adesso un po' più diverse rispetto a prima, avanti e indietro, tuttavia i pezzi non superano la seconda, la propria. Naturalmente dal punto di vista del nero qui la propria seconda traversa. Guardate qui, ruoto la scacchiera per farvi vedere come sarebbe difficile da un punto di vista anche psicologico. Cavallo F6, H4. Questa volta è più di così, come posso avanzare? Rimuove quindi Bassmann stesso il difensore principale. Anderson qua decide di cambiare. Poi che altro si poteva fare? Magari donna C3, C2 per incrementare contro C6, buona idea. Lui invece sceglie di cambiare. In questo momento torre in E8 per cercare di soffocare, perché se il bianco riuscisse a trovare il modo di attaccare anche al centro, centro più ala di re, diventa un tantino difficile da gestire per il nostro inglese preferito. Cambio, cambio, qui si va avanti con cambi anche delle torri nella colonna E e dopo donna in E7, come si dice, a volte non bisogna fare niente per vincere, poi questo non è un invito alla pigrizia, però Bassmann trova adesso il modo di
risalire il fondale e attivare subito i pezzi. Guardiamo un attimo lo spettacolo. B5, dove poi qua anche con una C5 può subito materiale pari, però si può cercare di valorizzare in futuro magari un pedone passato, cercare di crearlo, quindi di valorizzare più, di prendere spazio con i pedoni. Cavallo in C5, dove trova questa casa molto forte, l'alfiere cattivo adesso va assolutamente riciclato, quindi alfiere C8 rimane quasi un imperativo, no? Come la regola di McCogonoff, una posizione molto calma, piatta, migliore il pezzo peggiore, di certo non sbaglierà niente. Qui H5, molto particolare quell'idea di offrire subito per cambiare più pedoni, per smorzare tutto l'attacco avversario, e ora si potevano anche cambiare subito i cavalli, poi magari giocare donna F6 e prendere alfiere in F5. Il piano è molto simile. Torre, direi sterile qua comunque in C5, l'alfiere che ricattura, il messaggio un altro. Adesso si ribalta la situazione. Bassmann punta tutto sullo sviluppo e Anderson dovrà difendersi. Vediamo se riuscirà anche questa volta, visto che lui riusciva a intuire le minacce avversarie con tipo 40 anni prima, nella culla lui voleva già le minacce che gli avrebbero fatto sulla scacchiera. E non è uno scherzo. Torre in A8, l'idea chiaramente quella di andare in E8, poi approfittare di qualche spazio, comunque raggruppare bene i pezzi. Torre in C1, sembra quasi che si siano invertiti i ruoli. Ora sarà Anderson a brancolare nel buio. Qui dopo donna C3, spinta in C5, il primo segnale per il contrattacco letale. No, quando nel calcio si parla di catenaccio e contropiede, ci si riferisce a questa partita. C5, pedone avvelenato, il veleno comunque qui fa effetto. Perché arriva donna per C5, andiamo ad accettare che succede. Qui magari sembra anzi migliorare il pezzo Anderson. Del resto, se un GM del suo calibro ha fatto questa mossa, vuol dire che c'era, che era molto difficile come posizione. Peccato che madama qua viene subito messa fuori gioco e la partita si chiude molto velocemente. Donna per D5, il sacrificio di pedone qua è assolutamente indolore perché arriva scacco in H3. Hai spinto i pedoni? Non si può fare una frittata senza rompere le uova. Quando spingi i pedoni, Bassmann è stato molto più cauto, poi devi assumerti tutte le conseguenze. E qui i pezzi hanno torturato anche Ulf Anderson. E la partita si chiude subito. Alfiere in G4, premendo tutto su F3, l'unico modo è chiamare in causa anche la torre, scacco H2, non si può coprire ogni buco che si è creato, interposizione, scacco, tralasciando la perdita dei pedoni, anche perché il materiale qui è pari, e dopo alfiere F1, alfiere H3, pezzo inchiodato, viene attaccato, crocifisso in sala mensa, Ulf Anderson sceglie di abbandonare. Tanto cedendo la qualità, la musica non cambia, 53 mosse, dopo l'attesa il diavolo poi si impossessa di Mike Bassman e riesce a sconfiggere la roccia svedese. Ulf Anderson non è una favola, ma realtà, ed è quello che è accaduto in questa meravigliosa partita immortale. Alla prossima.